Quindi il 25 ottobre è questo anniversario per Monte Rosso. Beh, per Monte Rosso il 25 ottobre è sempre un giorno molto particolare, molto delicato, che si perde anche in una tristezza sorda, in un rispetto molto discreto che la comunità adotta anche per stringersi attorno ai parenti della vittima. Noi abbiamo avuto questo bellissimo esempio di generosità e di altruismo che è stato il nostro volontario Sandro Usai, che proprio nell'intento e nel tentativo di salvare delle vite umane che si trovavano nelle attività commerciali che venivano invase in quel momento dalla piena del torrente, ha perso la vita. Quindi il motto con cui amiamo ricordarlo e che è anche inciso sulla targa nel largo che porta il suo nome è proprio questo: chi dona per se stesso per gli altri vive per sempre. Questo proprio perché crediamo che nella vita possiamo fare tantissime cose, possiamo diventare delle persone importanti, possiamo raggiungere la fama, possiamo accumulare ricchezze, ma l'unica cosa che veramente possediamo e l'unica cosa che veramente avremo la consapevolezza di possedere, di portarci via da questa vita il giorno che la lasceremo, è il bene che avremmo la consapevolezza di aver dato. E veramente le cose che possediamo è il bene che sappiamo dare. Le cose che sappiamo dare possiamo condividere con gli altri per rendere questo paese, questa società, un posto migliore per vivere. E quindi, se è vero come è vero che l'amore più grande è quello di dare la vita per gli altri, questo per noi rimane un esempio di grandissima gratuità. E questo esempio è quanto mai attuale in un momento storico quale stiamo vivendo adesso, proprio perché questo periodo ci sta insegnando che nessuno si salva da solo e che questa terra, questa bellissima navicella che sta cavalcando proprio le vie, la Via Lattea, le vie dell'universo, è una barca nella quale tutti siamo. Siamo marinai, siamo comandanti, siamo mozzi, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte. E quindi il messaggio che noi abbiamo da questo ragazzo e che ci lascia anche dopo 10 anni con grande dispiacere ma anche con grande speranza è proprio quello di rinnovare la nostra con decisione, il fatto di riaprire una società anche alla necessità del dovere. L'Italia non si salverà se alla stagione dei diritti non succederà e non seguirà una rinnovata stagione dei doveri. Molto spesso nella nostra società abbiamo questa attenzione sempre a voler avere dei diritti, a voler rimarcare i propri diritti, però un esempio come questo a noi insegna, in questo anche oggi, che è importante anche saper donare qualcosa per dare se stessi per un bene, per una civiltà migliore. E poi oggi è stato anche bello vivere questa giornata triste, anche perché siamo stati circondati da tutti quei volontari che hanno raccolto il nostro invito e che da tutta la provincia, dalla regione, anche da fuori regione, hanno voluto raggiungerci proprio per rivivere insieme. Questi volontari sono le persone che ci hanno accudito, che ci hanno aiutato, insomma, ad affrontare anche quelle ore, quei giorni terribile, ed è stato per noi importante riaverli accanto per poter rinnovare anche questo patto di solidarietà. E questo ci fa ben sperare anche per il futuro, perché se è vero come è vero che noi abbiamo ricevuto questa terra in eredità dai nostri padri, è ancora più vero che noi l'abbiamo oggi in prestito dai nostri figli, dalle future generazioni. E quindi è questa l'importanza proprio di lavorare nel quotidiano, ed è questa una delle azioni che la politica deve mettere in atto in modo chiaro, in un modo responsabile, ma anche gridandolo dai tetti, con grande entusiasmo e con grande voce, perché poi è anche essere l'importanza anche della credibilità, proprio perché le nuove generazioni saranno quelle alle quali passeremo questo testimone. Quindi ogni cosa che noi facciamo adesso nella politica, nell'azione amministrativa, deve pensare a quando e a come si riverberà per le generazioni che verranno.